Morti sul lavoro, ora avviene anche di domenica. L'ultima tragedia è avvenuta a Roma, dove un operaio è morto dopo essere caduto in un pozzo di sicurezza profondo 40 metri in un cantiere per i lavori di realizzazione di una linea della metropolitana. È un fatto molto grave, ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno. L'ispettorato del lavoro deve fare un'inchiesta molto approfondita rapidamente. È una piaga che dobbiamo sconfiggere, ha commentato il presidente della regione Lazio Renata Polverini. Sono già oltre 200 i morti sul lavoro in Italia del 2011 fino al 19 maggio, di cui si abbia notizie, ovviamente, rivela l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro. Stando ai dati dell'INAIL, il 2010 è stato comunque un anno positivo per gli incidenti mortali. Per la prima volta dal dopoguerra, lo scorso anno sono infatti scesi sotto quota 1000, con una diminuzione del 6,9% rispetto al 2009, un anno che aveva registrato un calo del 10%. Il numero complessivo di incidenti è invece diminuito dell'1,9%. Gli infortuni sul lavoro sono stati in totale 775.250 a fronte dei 790.000 del 2009.